tutto pronto per accogliere una rappresentanza degli alunni delle scuole elementari e dell'Istituto Superiore Giannone. Decorazioni, gadget, murales con tanto di disegno del simbolo del comune di Caiazzo. L'isola che c'è ha ospitato i giovani e trasmesso loro buone pratiche, sani principi. Oggi diamo un ulteriore servizio alla cittadinanza, perché quest'isola ecologica, già inaugurata nel 2005, dal 2009 con il sistema di raccolta differenziata porta a porta, oggi con il centro di riuso, mettiamo un ulteriore tassello a questa nostra politica sull'ambiente. Grazie all'amministrazione che in questo ultimo anno dal suo insediamento sta lavorando per riprendere un po' il cammino che si era già iniziato e perso negli ultimi anni. Puntiamo soprattutto a ridurre la tassa, e questo sicuramente con questo nuovo sistema del riciclo, dando anche una mano a chi può utilizzare questi rifiuti che vengono, diciamo tra virgolette, che non sono poi dei rifiuti ma sono oggetti che possono essere riutilizzati da chi magari ne può avere bisogno e da chi magari che pensa di buttarli via ma che possono essere ancora usati. E ricicliamo un po' tutto, tranne elettrodomestici, perché possono essere pericolosi sul discorso dell'elettricità, ma le altre cose riceviamo tutto e poi lo daremo a chi magari ne avrà più bisogno, e questo per noi è un'economia circolare che ci aiuterà sicuramente alla riduzione dei rifiuti, quindi allo smaltimento, dove noi puntiamo tantissimo anche ad arrivare ad una raccolta differenziata almeno quest'anno all'80%. Una buona lezione di educazione ambientale, è soltanto la prima lezione, perché poi ci saranno altri incontri che proseguiranno a settembre con l'inizio del nuovo anno. Sì, noi nel 2009, quando abbiamo iniziato con la raccolta differenziata, abbiamo iniziato dalle scuole ed è stata un'esperienza straordinaria ma soprattutto produttiva, e quindi riprendiamo dalle scuole. Oggi siamo quasi all'ultimo giorno di scuola, ma l'appuntamento era per darci proprio questo avvio a settembre con le scuole, per riprendere il cammino verso un ambiente sempre più sano nella nostra città di Caiazzo. Corretto smaltimento e riduzione della tassa, filosofia del riciclo, l'importanza del rispetto dell'ambiente e focus sul riuso, un valore sociale importante, perché non solo si dà la possibilità a chi non ha certe possibilità di avere determinati beni, ma anche perché si dà valore ad un oggetto in se stesso, andando contro la mentalità dell'usa e getta, introdotta dal sistema capitalistico globale degli ultimi decenni, che ha avuto come uno dei risultati l'aumentare vertiginoso dei rifiuti. È solo grazie alla sinergia che c'è stata che abbiamo potuto oggi accogliere i ragazzi in questa isola ecologica rinnovata, soprattutto colorata, perché poi abbiamo anche scoperto che tra i nostri operatori ecologici ci stanno degli artisti, e quindi hanno colorato i cassoni, hanno fatto dei murales, hanno raccolto pure quello che avete visto pure nel centro di riuso. I ragazzi poi, ascoltandovi, hanno imparato anche quanto può venire fuori da un rifiuto, infatti sono stati consegnati loro dei gadget. Sì, questo è importante, abbiamo consegnato dei gadget della Corevola, quindi hanno visto da una bottiglia di plastica quello che può venire fuori, in questo caso dei giochini per i bambini, una trottolina, però soprattutto hanno imparato stamattina, e spero che possiamo poi approfondire il tema, di questa necessità di riutilizzare quello che può essere riutilizzato, come diceva il sindaco diceva nell'ambito dell'economia circolare, quello che non serve a me può ancora servire a te.